Assessore, quali saranno gli aspetti positivi e soprattutto quale sarà la procedura che la Giunta regionale adotterà per la riforma delle ASL? Sì, questa è una legge secondo noi molto innovativa e ovviamente importantissima, perché l'evoluzione ormai delle tecniche sanitarie e dell'organizzazione sanitaria ci mette di fronte a dover ripensare l'assetto organizzativo delle nostre aziende, a fronte anche di costi che stanno arrivando per cure innovative molto buone, ma anche molto costose, e quindi ci dobbiamo riorganizzare anche per generare quel valore e quelle efficienze che ci permettono di poter continuare a dare un livello qualitativo molto buono e continuare a dare queste cure e dare queste cure particolari. Abbiamo passato 2 anni di grandi riorganizzazioni che ci hanno dato un risultato economico ottimo, di notevole livello. Siamo in perfetto pareggio e anzi siamo andati in testa a tutte le classifiche italiane nei livelli qualitativi. Questo però non basta, perché ora abbiamo di fronte la sfida di una nuova organizzazione, un periodo di problemi anche economici che ha la nazione, e quindi sulle regioni, e quindi toccano anche a noi. Per fare questo abbiamo affrontato questa riorganizzazione che prevede la fusione in ogni area vasta delle ASL dell'area vasta, e quindi da 12 ASL ne porteremo a 3, con una grossa semplificazione anche dal punto di vista amministrativo, dei servizi, una struttura più compatta e più snella per dare un miglior servizio. È previsto anche un coordinamento fra questa nuova grande ASL e l'azienda ospedaliera universitaria, sia a livello delle direzioni, con la creazione di un organismo per la programmazione congiunta, e a livello del professionale, con degli organismi che creino un coordinamento fra professionisti. Una struttura nuova, anche molto innovativa. Per arrivare a questo, una volta, ecco, tutto questo, una volta che il Consiglio avrà approvato la legge, partiremo con un percorso anche di partecipazione, a cui chiederemo a tutti gli operatori di dare il loro contributo e di partecipare. Nel frattempo si prevede questa legge che le ASL vengano commissariate, proprio per arrivare in fondo, verso la fine di questo anno, avere questa unificazione. Tutto questo lo facciamo perché, come ho detto altre volte, per evitare di far sì che i cittadini cambino le cose in peggio, devono cambiare soltanto in meglio, ci dobbiamo cambiare molto noi al nostro interno. Quindi un grosso sforzo per le nostre strutture, per i nostri operatori, che ringrazio ancora una volta per aver fatto tanto e per quello che faranno in questa riforma. Ci dobbiamo riorganizzare molto noi per poter continuare a dare servizi ai cittadini. Tutto questo viene fatto come una sorta di rivoluzione della sanità e della qualità, proprio per migliorare il nostro livello. Abbiamo già ottenuto molti risultati. Per continuare a mantenerli e per dare miglior servizio ci dobbiamo riorganizzare. Consigliere Mugnai l'ha rimproverato un po' il fatto che siamo un po' a elezioni imminenti e quindi potrebbe essere una manovra elettorale. Mi consenta una battuta, anche se non sono molto avvezzo alle battute di tipo politico, ma il punto è che una riforma comunque crea sempre ansie, preoccupazioni, discussioni. Non è che a fare le riforme è facile, non si va in cerca di quieto vivere. Potremmo dire il contrario, l'avremmo fatto volentieri a meno, avremmo potuto passare questi prossimi mesi, come dire, sistemando delle cose e anche godendosi un po' dei risultati raggiunti, che pure ne abbiamo fatti. E invece, con grande senso di responsabilità, io e soprattutto il nostro Presidente, è stato deciso di affrontare, insieme a tutta la Giunta naturalmente, questo percorso, proprio perché anche un anno, 6 mesi, forse non ce li possiamo permettere di perderle.